Siamo lodato Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la festa di Sant'Andrea Apostolo, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Andrea è il fratello di sangue di San Pietro. Sapete che Andrea ha predicato il Vangelo nella zona attualmente corrispondente alla Grecia, la cosiddetta antica Gaia, ed infatti Andrea Apostolo è l'apostolo di riferimento della Chiesa ortodossa. Sapete tutti quanti, no? Loro dicono che non vogliono riconoscere il primato di Pietro, perché Andrea e Pietro erano fratelli, quindi stanno tutti due sullo stesso piano. Insomma, poi Gesù però ha detto a San Pietro che era il capo della Chiesa, ma adesso non facciamo queste questioni ecumeniche in questa sede. Andrea era davvero un sant'uomo. Il Vangelo di Giovanni ci descrive veramente come un uomo buono, molto molto riservato, molto silenzioso, ma è stato anche lui un grande predicatore e ha avuto un glorioso martirio, perché è morto crocifisso sulla famosa croce di Sant'Andrea, quella dei Cadix, e la tradizione si narra che è rimasto in croce per due giorni, dopo essere tra l'altro stato prima barbaramente flagellato. Insomma, quindi ha avuto un martirio davvero duro, forte. Ogni volta che ci vediamo la festa di un apostolo, anche questa sera recitiamo un libro che distingue il canone romano, così nominato 12 apostoli, dobbiamo ricordare che noi oggi siamo nella Chiesa cattolica e apostolica, cioè la Chiesa di oggi si fonda sul fondamento dei 12 apostoli e della loro predicazione, e alla cui dottrina rimane fedele e che è semplicemente nel corso degli anni andata maggiormente precisandosi, definendosi, ma che è esattamente quella consegnata da Gesù ai 12 e dai 12 predicata fine ai confini della terra, quando Gesù comandò loro. Uno spunto di riflessione per noi dalla prima lettura, dove San Paolo dice una cosa molto importante, ci fa comprendere anche come dobbiamo invocare dal Signore il dono degli apostoli. Sapete che apostolo ha due significazioni, diciamo, nella Chiesa di oggi: una istituzionale. Io vi chiedessi chi sono i successori degli apostoli, qua voi se non rispondete, perché si faccia una bella figura con Franco, quando lui risponde i vescovi, d'accordo? E c'è la benedizione del sacerdozio. Però apostolo è anche chiunque è inviato, d'accordo, a predicare in nome di Gesù, generalmente sacerdote, ma San Francesco è stato un grande apostolo, ma era diacono, non era sacerdote, e che ti porta la parola di Gesù. Questa è una cosa fondamentale, perché San Paolo dice: se non c'è chi predica il Vangelo, la fede finisce. E Dio ha fatto dipendere la nostra fede, adesso sulle storie parole, la fede dipende dunque dalla predicazione. Se tu non ascolti qualche buona predica da qualche buon apostolo, e sa predicare non perché usa un linguaggio eloquente, ma perché ti predica la parola di Gesù così com'è, la fede la perderai al 100%, non c'è nessun dubbio, perché una fede che non è alimentata continuamente, che non è anche approfondita, e questo è il compito di un apostolo, muore. È una delle cose più importanti la predicazione nella Chiesa, eh? Quindi dobbiamo pregare per questo qui. Ho sempre detto a tutti quanti i fedeli, dico: che cosa vuoi tu dal tuo parroco? Perché il parroco la prima cosa che dovrebbe fare, e ce l'avevo come compito istituzionale, è predicare il Vangelo. La prima cosa, amministrare i sacramenti, la seconda cosa, i sacramentali, la benedizione, eccetera, eccetera, e poi guidare la comunità. Finito. Dentro la comunità si trova tante altre funzioni. E, capite? Da un lato dobbiamo chiederlo, dall'altro dobbiamo fare attenzione. Io quando parlo sempre con qualche amico, lo sto vedendo anche adesso, sapete che i parroci, oggi non esistono più i parroci inamovibili, non restano a vita in una stessa comunità, girano, ci puoi stare 5 anni, 6 anni, 10 anni, 15 anni, la comunità non si giri. E dove si vede se è predicato bene? Da come dicono dopo te ne sei andato. E se è predicato soprattutto a nome di Gesù, a nome tuo. Perché se hai predicato al nome di Gesù, anche dopo che te ne sei andato, chiunque venga al tuo posto, della tua stessa linea, di un'altra linea, i fedeli continuano a fare quello che tu gli hai insegnato. Se quello che gli hai insegnato
era veramente la parola di Gesù. Invece erano dei due strani, vi era un altro apostolo, che sapete, noi abbiamo tutti quanti la stessa dottrina, vuol dire cattolica, ma poi la sensibilità, i modi, i caratteri, le priorità sono differenti da una persona all'altra, no? Queste sono accidentali, la cosa importante è che si rimanga, capite? Quindi se tu predichi te stesso o le tue idee, poi viene un altro e ti dice un'altra cosa, prima sei tu e poi c'è quell'altro. Ci deve essere invece questa grande continuità, grandissima, della Chiesa Cattolica, che dipende appunto da questa fedeltà alla dottrina apostolica. Il fatto che l'apostolo, prima di ogni altra cosa, si sente appunto chiamato a predicare una parola non sua. E se lo ha fatto, si vede poi dai punti che lascia quando deve lasciare una comunità. Noi chiediamo sempre, lo chiedo anch'io, perché anch'io ho bisogno di persone che mi facciano continuare a crescere, perché tutti ce ne abbiamo bisogno. Pure il Papa fa esercizio spirituale con la Quaresima, e c'è il predicatore che predica il Papa. Pensate che il Papa fa solo le prediche, cioè, siccome il Papa le fa soltanto, ma non le dice lui. Il Papa si confessa, il Papa ha bisogno di consigliarsi con le persone, cioè i cardinali, quindi nessuno nella Chiesa può fare da se stesso. Tutti ci abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a camminare nella via del Signore, in qualche modo in cambio il ministero apostolico. Dobbiamo solo pregare al Signore che ci rimandi, e poi una volta che ce la manda dobbiamo stare a sentire. A sentire non perché sono uomini e non per compiacere loro, ma perché ci portano la parola del Signore, senza la quale non è possibile né essere santi e né raggiungere una vita eterna. Che Maria Santissima, che è la Regina degli Apostoli, ci dia sempre apostoli secondo il cuore di Dio, e che ci sappia nominare sulle vie sante del Vangelo. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.